Carlo Tavecchio, eletto nuovo presidente della FIGC al terzo scrutinio, ha avuto la meglio su Demetrio Albertini con il 63,63% dei voti contro il 33,95% del suo concorrente. Abbiamo dato una dimostrazione di grande serietà e democrazia, ringrazio coloro che mi hanno confermato fiducia e appoggiato anche nei momenti difficili. Ringrazio anche coloro che legittimamente hanno espresso dissenso. Queste sono le prime parole del nuovo numero uno della Federcalcio. Il primo compito da sbrigare per Tavecchio è la scelta del nuovo CT della Nazionale, che sembra un discorso a due tra Conte e Mancini. Speriamo che l'elezione di Tavecchio, opinabile a seconda dei punti di vista, possa ridare linfa vitale al calcio italiano. Pertanto in quel di Moccone continua la preparazione del Crotone in vista della presentazione ufficiale confermata per giovedì prossimo e in attesa di nuovi arrivi di spessore da aggregare al resto della squadra, che con gli ultimi innesti, tra cui Adumadì, ha assunto una fisionomia di riguardo. Ci aspettiamo qualcosa di importante da te in squadra quest'anno? Sì, sono venuto qua a dare la mia massimo e fare bene. E con questa cosa che ho visto oggi in squadra siamo carichi e siamo pronti a fare bene il campionato. Correggimi se sbaglio, una preparazione un po' in ritardo la tua? Sì, sono arrivato qua ieri, già, ma sto facendo da solo a Milano in un palestra, corso e altre cose, ma da ieri sono metto un po' impegnato e vediamo che loro vanno in ritiro, io rimango qua a fare allenamento. Chi ha segnato una tripletta in Confederation Cup deve dimostrarci con il Crotone di fare un bel sacco di gol. Certo. Ce li aspettiamo. A me piace fare gol, quella tripletta ho lavorato tanto per farla, ma qua devo lavorare anche di più a fare gol. Senti, la Serie B la conosci bene, Torino, Varese, Brescia, insomma conosci anche bene il Crotone? Sì, non molto, ma ho giocato due anni fa contro Crotone, ho fatto gol anche, ma come giocano, secondo me giocano come Barcellona, che mi piace giocare. Il Crotone come il Barcellona? Come guardo io, come giocano molto bene, mi piace come giocano. E allora Drago ti darà una maglia titolare dopo questa affermazione? Sì, ma io per fare titolare devo lavorare bene, metto in condizionale, non è che vengo qua a fare, se non fa bene in allenamento penso che fare titolare, no, devo fare bene in allenamento, poi decide mister chi gioca. Tu hai detto una cosa importante, anzi ti sei caricato di una responsabilità, hai detto vengo qui per fare la differenza. Certo, quello è l'obiettivo, fare differenza, ho visto che l'anno scorso loro sono arrivati in playoff e quest'anno dobbiamo prima pensare a salvarci e poi playoff, poi pensiamo in Serie A. Sabato sera grandi festeggiamenti dei bocciofoli della compagnia portuale di Crotone per la conquista della Serie A. Andiamo a fare quest'altra esperienza, disinvolta come abbiamo fatto dalla C, dalla Libera, dalla B. Probabilmente faremo la stessa cosa in Serie A. Ci vorrà sicuramente aiuto delle istituzioni perché non sarà un cammino facile. Noi naturalmente con questi ragazzi che hanno tanta voglia di emergere ce la mettiamo tutti sui campi, sicuramente non saremo secondi a nessuno. Siamo gli unici rappresentanti del centro-sud, quindi voglio dire, comprese le isole, quindi voglio dire, non è poco, è un traguardo storico, come diceva lei. Il comune di Crotone, io sto già facendo un lavoro molto impegnativo perché mi rendo conto che oggi andare nelle varie aziende è difficile perché anche loro purtroppo, ahimè, stanno attraversando un momento difficile. Però dobbiamo stringere le spalle tutti assieme e trovare una forma di contributo e di risorse per poter mandare avanti questa squadra, perché l'hanno meritato. Fino ad oggi hanno fatto sacrifici da soli, quindi questo risultato è tutto loro, sicuramente con i loro tifosi, il loro supporto e la loro società. Lei rappresenta la federazione e qui naturalmente anche per fare i complimenti, presumo, ai ragazzi che hanno raggiunto questo traguardo. Certamente, sì, ma stavo pensando poco fa che Crotone ha una lunghissima tradizione in questo sport, ha avuto anche dei campioni italiani, questo signore per esempio è stato campione italiano anche. E,
e ci sono giovani di Crotone che purtroppo sono fuori dalla Calabria per motivi di lavoro, ma che ottengono risultati importanti giocando per altre società del nord, insomma. Adesso naturalmente l'impegno, diciamo, sarà quello di riuscire a mantenere la categoria. Non è facilissimo perché la federazione ha 10 squadre, insomma, che fanno la 12 squadre che fanno la A, quindi in tutta Italia, per cui restare in questa categoria significherebbe veramente avere raggiunto un risultato importantissimo.